Non si scrive soltanto, si legge anche il treno. È un po' è stata un po' la mia università del treno. E questo libro, Vittorio Foa, c'era una citazione in cui diceva: sembrano avversità, ma no, e sembrano traversie, ma sono opportunità. Ecco, questo è stato un po' il mio manifesto. È una traversia continua viaggiare con i treni in italiano. Per me è stata una grandissima opportunità perché ho potuto leggere tantissimo e io scrivo soltanto in treno. Bene, ma come ti è venuta l'idea di scrivere un libro su Charlot? Perché però ho visto che hai avuto un'intuizione straordinaria, perché appena è stato pubblicato, lui ha vinto già tanti premi, stasera può concorrere per il premio Recalmare, ma assolutamente sorprendente. Sì, incredibilmente 14 editori stranieri, non so come si sono convinti. Io credo che sicuramente il personaggio di Charlot sia un personaggio ancora attualissimo, proprio perché i temi di cui parla sono tuttora oggi più che mai dolorosamente vivi. Io in realtà sono arrivato a questa storia in maniera attiva, forse a un certo punto l'età, prima dicevo, l'età in cui si perdono i padri e i figli partono. E questa terra così di mezzo in cui piano piano si resta più soli, ecco.